Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, perché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Breve saggio sulla Divina Volontà, volume 12, 27 marzo 1918. Dice Gesù: Figlia mia, chi realizza il sacrificio sono io, l'anima che vive con me nel mio volere. Quando io mi trasformo in ogni sacrificio, resta come sacrificata insieme con me, non in una data messa, ma in tutte le messe. Ella, vivendo nel mio volere, resta con me consacrata in tutte le ostie. Non uscire mai dal mio volere ed io ti farò giungere dove vuoi. Anzi, tra te e me passerà tale elettricità di comunicazione che tu non farai alcun atto senza di me ed io non farò alcun atto senza di te. Perciò, quando ti manca qualche cosa, entra nella mia volontà e troverai pronto ciò che vuoi, quante messe vuoi, quanto amore vuoi. Nella mia volontà nulla manca e troverai le cose in modo divino ed infinito. L'8 aprile del 1908 Gesù precisa: Figlia mia, è cosa grande fare la comunione, ma quanto dura l'unione stretta con l'anima? Al più un quarto d'ora.
Ma la cosa che ti sta più a cuore è la completa, ma la cosa che ti stia più a cuore è la completa disfatta della tua volontà nella mia. Perché per chi vive nella volontà mia non è solo un quarto d'ora l'unione stretta, ma sempre, sempre. Sicché la mia volontà è continua comunione con l'anima, onde non una volta al giorno, ma in tutte le ore e momenti è sempre comunione per chi fa la mia volontà. È il 23 marzo 1910. Ti raccomando, non uscire da dentro della mia volontà, perché la mia volontà contiene tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima, anzi, più dello stesso battesimo, perché nei sacramenti c'è parte della mia grazia, nella mia volontà c'è tutta la pienezza della grazia. Nel battesimo si toglie la macchia del peccato originale, ma rimangono le passioni, le debolezze. Nella mia volontà, distruggendo l'anima e il proprio volere, distrugge le passioni, le debolezze e tutto ciò che è umano, e vive delle virtù, della fortezza e di tutte le qualità divine. Io nel sentire ciò dicevo tra me, afferma Luisa, da qui a poco dirà che la sua volontà è più della stessa comunione sacramentale. E lui ha soggiunto, certo, perché la comunione sacramentale dura pochi minuti, la mia volontà è comunione perenne, anzi eternale, che si eterna nel cielo. La comunione sacramentale è soggetta a qualche intoppo, per malattia o per necessità, o da parte di chi la riceve, o da parte di chi la deve amministrare. Mentre la comunione della mia volontà non è soggetta ad alcun impiccio, solo che l'anima la vuole, tutto è fatto. Nessuno può impedirle un sì gran bene che forma la felicità della terra e del cielo, né i demoni, né le creature, né la mia stessa onnipotenza. L'anima è libera, nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà. Perciò io la insinuo, voglio tanto che la prendano la mia volontà, le mie creature. È la cosa che più mi importa, che più mi sta a cuore, tutte le altre cose non mi interessano ugualmente, anche più sante. E quando ottengo che l'anima viva della mia volontà, me ne vado trionfante, perché in ciò si racchiude il più gran bene che ci può essere, in cielo e in terra. Questa meditazione è a dir poco stupenda, bellissima, profondissima, e al tempo stesso da interpretare rettamente, ecco perché durante la meditazione farò certamente riferimento ad alcuni travisamenti, purtroppo già verificatesi da qualche parte, io ne ho avuto notizia, di alcune espressioni molto vere, molto forti di Gesù, ma che vanno evidentemente rettamente e correttamente interpretate, onde non trasformare un tesoro, ecco, in una fonte di sciagura, ecco, in un strumento che il demonio nella sua astuzia può usare per condurci fuori strada. Ecco, noi dobbiamo ricordare che il demonio abbiamo sentito che non entra, d'accordo, nella divina volontà, quindi non può. Però certamente può lavorare e molto lo fa per scoraggiare le persone dall'entrarvi, ma anche per far travisare, cosa che ha sempre fatto nel corso della storia della Chiesa attraverso tutte le eresie, la retta interpretazione di alcuni punti, la cui travisazione comporta degli effetti, come vedremo, assolutamente devastanti. Allora, il punto da cui si parte è sempre sullo sfondo l'anima che nella divina volontà diventa un'ostia vivente. Gesù esordisce dicendo che l'anima che ha questa fusione con la divina volontà, questa consacrazione, come dice la preghiera eucaristica della Santa Chiesa numero 3, diventa un sacrificio perenne, gradito a Dio, in unione con Gesù. Dice Gesù stesso, quando io, l'anima che vive con me nel mio volere, quando io mi trasformo in ogni sacrificio, resta come sacrificata insieme con me. Si diventa sacrifici viventi. E usa un'immagine molto bella, parlando di elettricità di comunicazione. Quindi è molto, è molto bella, no? Quindi sapete che se un contatore generale è collegato all'Enel, lì c'è la corrente elettrica, quindi H24, poi a seconda dei canali che si aprono, quella corrente passa e distribuisce insomma la luce oppure la corrente alle prese elettriche, eccetera, no? Quindi
Quindi, ma si determina quando c'è l'allaccio, ecco, del contatore all'Enel, un flusso continuo e ininterrotto di energie elettriche. Quindi questo fa comprendere anche il grado sommo, ecco, di unione con Gesù che la vita nella divina volontà realizza e comporta. Veniamo adesso a questi paragoni forti di Gesù, quando paragona la vita della divina volontà alla Santa Comunione, affermandone la superiorità, e al Santo Battesimo, affermandone la superiorità. Vediamo il senso corretto in cui intendere queste cose. Allora, Gesù dice, la Santa Comunione è la cosa più grande che possa esistere sul pianeta Terra, ma gli effetti, cioè l'unione, ecco, stretta che la comunione produce con Gesù, dura circa un quarto d'ora. Questo è ciò che sempre hanno insegnato i maestri di spirito, ed è il motivo per cui, cosa che ben pochi cristiani cattolici oggi fanno, non si può uscire di chiesa, ecco, non si può trascurare di fare ringraziamento alla Santa Comunione. Cioè, guardate che non è questa qui come dire, un'esagerazione, una fissazione o una quisquilia o un dettaglio, diciamo così, fiscale. Cioè, se uno volesse proprio, ecco, c'è tutta questa fretta di uscire dalla chiesa, io gli suggerisco che appena fatta la comunione dia un'occhiata all'orologio, ecco, e o mette il timer oppure si ricorda bene l'ora che è, perché non si deve per nessun motivo, ecco, portare a spasso nostro Signore prima che passino quei 15 minuti. Perché in quei 15 minuti l'anima, che è il tempo di dissoluzione media delle specie eucaristiche una volta assunte e deglutite, d'accordo? Quindi in quel momento c'è la presenza reale di Gesù nell'anima, la presenza reale, perché la presenza reale di Gesù è legata alla sussistenza delle specie eucaristiche. Quindi finalmente non c'è fino a quando non c'è la completa dissoluzione dell'ostia, ecco, nel nostro stomaco, perdonatemi, insomma, il termine, ma questo è, c'è Gesù realmente dentro di noi, non metaforicamente, capite? E quindi tu ti rendi conto che significa portarsi a spasso Gesù? Chiaro che questa non è un'esperienza che noi viviamo a livello sensibile, è un'esperienza che noi dobbiamo fare nostra però attraverso la fede, e quindi in quel tempo noi dobbiamo necessariamente stare con Gesù e non pensare ad altro. Dice, ma mi sento arido, non mi viene niente da dirgli da ringraziare. Bene, questo è una grande disgrazia, però se non ti viene niente da dirgli da ringraziare, prendi un pochino di preghiere, fai un rosario, fai quello che ti pare, ma un quarto d'ora devi stare intento e occupato nella preghiera e nella vicinanza con Gesù. Ecco, quindi detto, e altra cosa, da che si parla della comunione. Guai a accostarsi indegnamente alla Santa Comunione. Indegnamente significa senza essere in grazia. Indegnamente significa anche senza considerare e ponderare con attenzione chi si va a ricevere. D'accordo? Non posso andare a fare la comunione così, con la capoccia per aria, come se stessi andando a prendere una caramella. E osservando il digiuno eucaristico. Perché è meglio una comunione in meno piuttosto, quando si ha qualche dubbio che non si abbiano le corrette disposizioni, piuttosto che una sola comunione fatta male, o peggio ancora, una sola comunione sacrilega. Questo è assolutamente indubbio. Quindi l'efficacia santificante della comunione, tra l'altro, ecco, dipende anche dalle disposizioni interiori della persona. Questo Gesù non lo afferma esplicitamente qui, lo afferma indirettamente, no? La comunione è sacramentale, è soggetta a qualche intoppo per malattia o per necessità da parte di chi la deve amministrare, o per malattia o per necessità da parte di chi la deve amministrare o può ricevere. L'intoppo, per esempio, è lo stato di non grazia, è la non osservanza del digiuno eucaristico, è, come dire, un'eccessiva, diciamo così, trasandatezza e distrazione, nella preparazione prossima, insomma, a ricevere Gesù Eucaristia, proprio nei gesti che l'accompagnano, no? Quindi ci sono questi problemi, cioè come mai io dico sempre
Oggi dilagano le comunioni sacramentali e tutta questa grande santità non mi sembra di vederla in giro così diffusa. Come mai? Perché la comunione sacramentale è certamente l'atto più santificante che possa esistere da un punto di vista sacramentale, attenzione, su questa terra. Però non produce effetti magici, produce effetti sempre proporzionati alla disposizione di chi la va a ricevere. E se quelle disposizioni sono cattive, non soltanto che non fa bene, ma come dice San Paolo, chi si accosta indegnamente al corpo del Signore mangia e beve la sua condanna. D'accordo? Invece che succede? Se io cerco, se io vivo nell'unione con la divina volontà, non c'è un quarto d'ora, quindi, perché l'unione con la divina volontà è qualcosa che coinvolge l'anima in tutto quello che è e in tutto quello che fa. E il vivere nella divina volontà porta a un'unione con Dio la più grande che possa esistere, la più duratura che possa esistere. D'accordo? Ora però facciamo attenzione. Facciamo anche un esempio concreto. Luisa Piccarreta ha fatto la comunione fino al giorno prima di morire. D'accordo? Questi scritti sono del 1908, è morta nel 1900. 47, credo, o 43 o 47, insomma, negli anni 40. Non è che Luisa ha preso queste parole e ha detto: bene, vivere la divina volontà è più grande che la comunione sacramentale, adesso non la faccio più. Ma stiamo scherzando? Per questo motivo, ma stiamo scherzando? Ecco, perché si è sentito, purtroppo, io ho saputo, insomma, da sacerdoti che sono molto più dentro di me il regno della divina volontà, che tra le varie situazioni problematiche, sporadiche ovviamente, di qualche interpretazione un pochino fuorviante, è stata questa. Ecco, una interpretazione di questo genere. Allora, nel regno della divina volontà c'è una, come dire, conformità alla divina volontà assoluta, d'accordo? La Chiesa cattolica è stata istituita dal nostro Signore Gesù Cristo, i sacramenti sono stati istituiti da Lui e li ha definiti necessari per la salvezza. Punto. È evidente che è volontà di Dio, certissima, che tutti conoscano il Vangelo e conoscano la Chiesa, che ne entrino a far parte liberamente, certamente senza imposizioni, e che si nutrano dei sacramenti della nuova alleanza per avere la salvezza dell'anima. Punto. D'accordo? Per cui quando Gesù fa questo paragone non intende annullare la necessità della Santa Comunione, ma intende primo farci riflettere sul fatto che per accostarsi alla Santa Comunione, per avere dei buoni effetti, ci vogliono le dovute disposizioni, come ho detto, e secondo che mentre questo gesto sacramentale è soggetto a delle, cioè, capite? Pensate a Luisa che riceveva la Santa Comunione perché gli andavano a celebrare la messa dentro casa per l'indulto che gli concesse il Papa. Il sacerdote stava male, quel giorno la messa non c'era, d'accordo, c'è poco da fare. Ecco, quindi che succede? La tragedia che non ho potuto fare la comunione? No, nessuna tragedia, perché se sei unito con la divina volontà, tu stai in stato di comunione perpetua con il Signore, capite? Ecco, ci sono dei motivi ben più nobili, ecco, che possono portare le anime anche per devozione ad astenersi dalla Santa Comunione. Se ne citano un paio in letteratura ascetica, no? Io posso astenermi dalla Santa Comunione e perché? Magari per crescere nel desiderio di Gesù. Dico: ah, Signore mio, oggi faccio il sacrificio, ma astengo dalla comunione perché cresca il mio desiderio di te, perché la prossima che faccio la farò con più fervore. Ah, questo è un ottimo motivo per astenersi, evidentemente occasionalmente, dalla Santa Comunione. Oppure, ancor più meritorio, oggi, Signore mio, ma astengo dalla Santa Comunione per riparare, cioè quindi rinuncio ad una cosa che ci tengo tantissimo, mi produce grandissima gioia, ma offro questa rinuncia perché? Per riparare il gesto di coloro che vanno alla comunione, quindi non dovendoci andare, quindi per riparare le comunioni sacrileghe. Quindi io, ecco, è lo stesso discorso è lo stesso fondamento del digiuno reale, no? Quindi io mi astengo dalle necessità, diciamo, materiali del mangiare. Quindi soffro nei sensi per riparare quelli che non solo che non si astengono dai piaceri dei sensi, ma prendono anche quelli illeciti. Questo è il senso espiatorio del digiuno. Io mi astengo dalla Santa Comunione per riparare quelli che la fanno in maniera sacrilega.
ottime motivazioni, ma è chiaro che questo non è una cosa che si può fare vita naturale durante, d'accordo? Teniamo sempre presente che, anche da un punto di vista storico, negli anni passati, io penso sempre a Santa Chiara e alla sua regola, nella regola di Santa Chiara, sono la legge, c'era scritto che le Clarisse potevano fare la comunione 7 volte l'anno, ad alcune feste ben determinate, a Natale, Pasqua, adesso mi ricordo l'Assunzione, l'Immacolata, credo ogni santi e un altro paio di circostanze e basta. Quindi capite che significa fare una comunione 7 volte l'anno, vuol dire neanche una volta al mese. Ora, Santa Chiara era santa oppure no? Evidentemente sì, no? Quindi non è indispensabile la proliferazione delle comunioni per diventare santi, ma è indispensabile fare la volontà di Dio per diventare santi. Ecco, io spero che sia chiara la comprensione di questo punto, no? Altra metafora molto ardita, il battesimo. In effetti, noi sappiamo che il battesimo, tra i doni persi di Adamo, ci ridona soltanto la grazia santificante, come Gesù dice. Basta. Il perdono dei peccati, quindi la cancellazione della macchia d'origine, se uno si battezza da adulto, il perdono di tutti i peccati commessi in vita, e la grazia santificante. Ma giustamente, come Gesù nota, e come nota San Tommaso d'Aquino nei suoi scritti, tutte le miserie e conseguenze della colpa d'origine di cui noi facciamo esperienza tutti i giorni rimangono vive in noi: passioni, debolezze, miserie, d'accordo? In continuazione. Noi siamo un ricettacolo di tutti quanti i possibili difetti immaginabili. Quindi ira, invidia, gelosia, clamore, maldicenze, San Paolo, malignità, incostanza, fragilità, debolezza della volontà, metteteci tutto quello che noi vogliamo. Attenzione però che quando si realizza l'unione con la divina volontà, tutte queste miserie, tutte queste debolezze scompaiono. Veramente. Distruggendo l'anima e il proprio volere. Perché l'alimento da cui si ingrassano tutte quante queste passioni, se uno ci pensa bene, è sempre la propria volontà. Facciamo l'esempio dell'invidia o della gelosia, bruttissima passione. Perché uno è invidioso o geloso? Perché vuole per sé un bene che c'ha un altro, d'accordo? Vuole per sé un bene che c'ha un altro e si rattrista che quel bene ce l'abbia con qualcun altro. Perché uno è geloso? Perché vuole possedere qualcosa o qualcuno come esclusivo per sé. Capite? Ma la radice di questa passione che uno sente è la nostra volontà. È chiaro che se la mia volontà è annientata, d'accordo, in quella di Dio, quindi io non voglio nulla se non ciò che Dio vuole, non ci penso nemmeno, d'accordo? Dice quello c'ha un sacco di soldi e io non ce l'ho, non mi viene nemmeno questo pensiero. Io sto bene lì dove la volontà di Dio, ma mi mette punto e basta. D'accordo? E quindi la passione dell'invidia si sgonfia, si spegne. Capite? Io voglio quella cosa come mia esclusiva. Che cosa? Cioè, io non delle cose del mondo non voglio assolutamente niente. Se c'è una cosa che desidero, non voglio, è l'unione con la divina volontà. E basta. Di tutto il resto non me ne importa niente. Capite? Vive delle virtù della fortezza tutte le varie divine. Adesso da qui andare a dire ah, allora se mi nasce un figlio non lo battezzo, voi capite? Cioè io faccio questi esempi espliciti perché purtroppo, ripeto, il demonio lavora e a volte insomma la grossolanità, la sciocchezza insomma di alcune intelligenze gli prestano terreno fecondo. Cioè non c'è assolutamente scritto che non bisogna battezzarsi, cioè altrimenti questa sarebbe immediatamente scomunicata. Gesù sta facendo un esempio, cioè è indispensabile il sacramento del battesimo perché altrimenti tu non ci diventi figlio di Dio, altro che la divina volontà, d'accordo? È assolutamente indispensabile. Però il sacramento del battesimo si compie, d'accordo? Quando a partire dal dono della grazia santificante e della remissione dei peccati, anche tutte le altre conseguenze nefaste del peccato originale che ci impediscono l'accesso alla santità e ci rendono schiavi di noi stessi, del nostro volere e indirettamente attraverso questo schiavi del demonio, vengono distrutte. Questo è il compimento del sacramento del battesimo, no? Ecco, vedete che poi Luisa fa l'ironia, dice da qui a poco dirà che la sua volontà è più della stessa comunione sacramentale. È evidentissimo, no? E Gesù lo spiega in che senso. Tu stai male?
Non puoi andare a messa. E che problema c'è per quanto riguarda la comunione della Divina Volontà? Anzi, tu stai male, prendi la malattia dalle mani della Divina Volontà, fai un bel fiat, ti unisci al Signore, la offri, senza volere nemmeno, se sei così santo e unito alla volontà di Dio, senza chiedere la guarigione, senza dire ma quando finirà? Ma altro che comunione sacramentale. E se poi non mi vengono a portare la comunione, che ma non fa niente, d'accordo? Non fa niente, d'accordo, non fa niente. Non ci sono neanche, come dire, necessità di luogo, di tempo, no? Per fare la comunione devo andare in chiesa, devo andare a messa, no? Posso essere impedito da tante circostanze. Per esempio, ci sono delle anime veramente buone, devote, che vorrebbero andare a messa tutti i giorni, ma che sono proprio impedite da necessità oggettive, per esempio dagli orari di lavoro e poi dalle esigenze della famiglia, per cui magari facendo qualche salto mortale riescano ad andare un po' più che la domenica, ma veramente, pur volendo, non potrebbero andarci tutti i giorni a messa. Allora devono disperarsi, devono dire: ah, io santo non ci diventerò mai perché non posso andare a messa tutti i giorni. Capite che è evidente che potendo andare a messa tutti i giorni, se uno vuole diventare santo, deve andare a messa tutti i giorni. Potendo fare la comunione frequente, anche quotidiana, purché si sia ben disposti, è chiaro che uno lo può fare, d'accordo? Ecco, però i sacramenti, come insegna la Santa Madre Chiesa, sono necessari per la salvezza, ma Gesù ne può, quando ricorrono le circostanze, prescindere, cioè se la non frequentazione di un sacramento dipende da causa indipendente dalla mia volontà, ma io desidero con tutto il cuore fare la volontà di Dio, entrare nel regno della divina volontà, fare gli atti e tutto questo, ma ti pare che mi viene preclusa a me la possibilità della santificazione? Non solo che non viene preclusa, ma viene vissuta al 100%. D'accordo? Nessuno può impedire questa risoluzione. Ecco perché Gesù insiste sempre che basta volerlo ed è fatto tutto. Certo, in quel basta volerlo, come spesso fino anche alla noia insinuo e ricordo nelle meditazioni, non è semplicemente ah, voglio io nella divina volontà e poi è finito. Con tutto il lavoro che questo comporta, che abbiamo visto dettagliatamente nelle meditazioni precedenti rispetto a questa, però nessuno può impedirci in questo. Né la salute, né la lontananza, né la situazione geografica in cui mi trovo, niente, d'accordo? Né il fatto che sto lavorando, né il tipo di lavoro che faccio, assolutamente nulla, d'accordo? Cose invece che possono in certe circostanze creare dei problemi all'accesso quando voglio ai sacramenti, no? Capite? Ecco, quindi questa è una cosa veramente stupenda. Gesù dice tutte le altre cose non mi interessano ugualmente, anche più sante. Quindi l'unione con la divina volontà deve essere l'oggetto principale dei nostri desideri e dei nostri sforzi. Attenzione, unione profonda, ecco, d'accordo? Unione vera, ecco, che è distruggere il proprio volere, quindi mortificare in ogni istante il nostro proprio volere. Non è una cosa così semplice. Ecco perché ogni tanto ribatto, capito? La gente pensa, a volte si pensa, no? Specialmente agli inizi della vita spirituale, che la santità consista nel fare tante preghiere, nel fare tante mortificazioni, eccetera, eccetera. C'è del vero in questa cosa, d'accordo? Perché tutti i santi hanno fatto tante preghiere e tante mortificazioni. Però si fanno tante preghiere e tante mortificazioni nella divina volontà e se Dio le vuole. E su questo io suggerisco sempre il consiglio e il parere di un buon padre spirituale. Perché se tu sei una donna sposata o quattro figli, tu non puoi fare troppe preghiere. Devi pregare sempre nella divina volontà, cioè nei pannolini che cambi, negli strilli che sopporti dei figli, nel marito che torna stanco, nei piatti che devi lavare, nelle pappine che devi preparare. Ti fondi continuamente nella divina volontà, questo lo farò sempre.
Ma dire 10 corone del rosario se c'hai 4 figli a carico, più una casa, più un marito, ma come fai? Quindi, se tu cominci a importi una disciplina di questo genere, che dopo ti crea soltanto l'ansia da prestazione e non fai bene niente, ma questa non è divina volontà, d'accordo? Non lo è. I digiuni e le mortificazioni si possono fare, certo, con discrezione, sempre, e a seconda del proprio stato di vita, d'accordo? E delle proprie condizioni di salute, perché se una persona, come dire, è deperita, è mezza anoressica, è chiaro che quella non può fare il digiuno, nessun tipo di non può e non deve farlo, perché Gesù non vuole che lo faccia in quel momento, vuole che mangi. Ecco, quindi tutte le nostre opere, comprese le più sante, non hanno valore, come dire, semplicemente intrinseco, quindi dipendente dall'opera che si fa, ma lo hanno se e in quanto sono volute per me da Dio, cioè Dio me le chiede e le vuole adesso. E ripeto, il discernimento di questo richiede un profondo spirito di preghiera e l'aiuto di chi. E dobbiamo pregare per questo, sia in grado di prendersi cura della nostra anima. O mia Divina Maria, insegnami sempre tu la sapienza e il discernimento per poter con te sempre contemplare, comprendere, verificare quello che il Signore vuole da me oggi, a prescindere ovviamente da ciò di cui sono certo che Egli sia. Che egli voglia per me, che sono l'osservanza dei comandamenti, i doveri del mio stato, eccetera. Ecco, in ogni circostanza della vita illumina la mia mente con la tua divina sapienza di cui eri ricolma, perché possa discernere i divini voleri. Donami l'umiltà, ecco, di sapermi riconoscere piccolo e bisognoso di confronto e di consiglio per non errare. Per non essere portato fuori strada dal nemico, che abbiamo visto non lesinare la sua astuzia diabolica per sporcare, per infangare anche le cose più belle, per farle travisare e per trasformare le perle preziose che Gesù ci dona addirittura in cause della nostra possibile rovina. Ecco, tu che hai schiacciato la testa a Satana, non permettere mai che cadiamo in tali trappole. Ma ricordaci sempre che l'unica arma di difesa contro i pericoli e contro le insidie di Satana è l'umiltà unita all'ubbidienza. E unita anche sempre a una profonda unità con tutta la Chiesa. Queste tre U, unità, umiltà e ubbidienza, siano sempre presenti nel nostro cuore. E nella nostra mente, ecco. E che ad esse possiamo sempre fare riferimento e tendere nella nostra esistenza. Come proposito per questa giornata, possiamo certamente ricordare l'immagine della centrale elettrica, ecco, per comprendere qual è il grado
a cui Gesù vuole portare ciascuno di noi, di unione con la sua divina volontà, e poi ricordare, ecco, il rapporto che c'è tra la divina volontà e l'Eucaristia, la divina volontà e il battesimo, e quindi in che senso l'unione con la divina volontà supera le grazie immense di questi sacramenti, che comunque ricordiamo rimanere necessari e indispensabili alla salvezza. O Divina Maria, illumina sempre con la tua luce il mio intelletto e orienta i desideri e il mio cuore. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.